Piacere, Margherita. Benvenuta nel mio salone. Come posso aiutarla? Aveva un appuntamento. Per cosa, se posso chiedere, che l'agenda è un po' lontana? Ah, per il trucco per il festival. Se mi descrive un pochino meglio l'occasione, possiamo pensare a che trucco fare. Quindi un festival musicale, perfetto. Quindi molto colorato come make-up, direi. Perfetto. Lasci fare a me, è in buone mani. Direi di partire immediatamente, ok? Con la base per il viso. Io farei una cosa molto leggera, visto che tra l'altro non mi sembra che abbia particolari problemi di pelle. Facciamo una base molto leggera, anche perché immagino che farà caldo. Vado a metterle la crema idratante. Questa si assorbe molto velocemente. Poca poca, perché mi sembra che abbia la pelle un po' mista, giusto? Quindi non vogliamo che la pelle si lucidi durante la serata. Applico anche una crema specifica per il contorno occhi, cosa che le raccomando di fare: utilizzare sempre una crema per il contorno occhi che sia diversa rispetto a quella per il viso, perché la pelle è molto molto più sensibile. Questo è un gel molto fresco, quindi è anche un piacere. Guarda su. Ah, posso darti del tu? Perfetto, mi è scappato. Guarda, infatti, scusa. Ma che sono sempre molto titubante se dare del lei o del tu. E quindi, se, visto che me l'hai specificato, mi hai risparmiato un grande imbarazzo. Allora. Se sei d'accordo, io non utilizzerei un fondotinta perché potresti avere caldo durante la serata e potrebbe sciogliersi. Quindi io metterei giusto un po' di correttore e un po' di cipria come base, mi sembra più che sufficiente. Anche perché, appunto, ti ripeto, la tua pelle è perfetta già così com'è. Quindi metto questo correttore qua, che è un correttore aranciato. E dimmi un po', come ti vestirai? Ma un kimono a fiori? Ne ho uno anch'io. Un correttore un po' più chiaro per uniformare il correttore aranciato con la pelle. Vai, vai, dimmi. Con le scarpe basse, ovviamente. Ti capisco, io con i tacchi sono un po'. Poi, essendo molto alta, li metto raramente. Mettiamo un po' di cipria. Questa qua, tra l'altro, ha un inci ottimo. Ha degli ottimi ingredienti, questa qui. Te la consiglio se vuoi comprarla. Poi trovi alla cassa tutti i prodotti in esposizione. E sai già che musica faranno? Un po' country. Sì.
Sì, ho presente, io adoro il country. E mi piace molto Blake Shelton e anche Carrie Underwood, ma ne ho diversi preferiti. Ok, andiamo al trucco degli occhi e così poi decidiamo quale blush abbinare. Perfetto, allora metto prima di tutto la base. Questa è rosata ed opaca, così opacizzerà bene la palpebra e illuminerà bene lo sguardo. Chiudi gli occhi. Sicura che vi divertirete tantissimo. Sì, sai, sono occasioni molto mondane, quindi con gli amici si diverte sempre. Ok, adesso prendo gli ombretti da questa palettina qui e pensavo di utilizzare questo oro e questo marrone qui sulla palpebra e magari una matita colorata come ho fatto io oggi. Che ne pensi? Ottimo, allora, prima di tutto vado a prendere l'oro e lo mettiamo sulla palpebra. Chiudi gli occhi. Ok. Ma in genere tutti i trucchi. Ma sai, io mi trucco da tantissimo, quindi però non mi trucco sempre tanto. Per esempio, oggi mi sono truccata già di più del solito. In genere non mi trucco così tanto, specialmente quando vengo al lavoro, ovviamente. Però oggi ero ispirata da questo color fucsia che mi vedi sulle labbra. Poi, se vuoi, te lo mostro. Ok, adesso guarda su, per favore. Così lo metto un po' sulla palpebra inferiore. Fa un effetto smoky. Tu hai gli occhi grandi, quindi farà un effetto molto piacevole, secondo me. Ok, ora utilizziamo una matita colorata. Direi sul verde, che ne pensi? Ti piace? Sull'azzurro meglio. Tantissimo, perché l'ho testata anche su altre clienti e mi hanno detto che si sono trovate molto bene con la qualità. Ottima scelta, quindi. Ok, vuoi altro sugli occhi o passiamo al mascara? Mascara, perfetto. Allora, il mascara tra l'altro è lo stesso che ho io. Ovviamente questa è una boccetta nuova. E lo trovo veramente fantastico perché apre molto bene lo sguardo e fa un effetto molto volumizzante, allungante. Allora, per non sporcare la palpebra, che succede sempre anche a me, devi guardare verso il basso con il viso in alto, quindi così. Quindi alza un pochino il mento e guarda giù. Adesso guarda in alto, così lo metto sulle ciglia inferiori. Ottima modella, non tutte sono così, come si dice, ferme. Io una volta c'era una ragazza molto giovane che era preoccupatissima che il trucco non riuscisse e quindi tremava un pochino. Mettere il mascara è sempre un problema. Io direi di mettere un blush sul rosato perché trovo che si sposi molto bene con la tua carnagione, che comunque è abbastanza chiara. E poi ti faccio vedere qualche opzione per le labbra. Ok?
Allora, il blush in questione è questo. È un blush, come puoi notare, sul degradé. Parte dal rosa per arrivare a un fucsia più intenso. Ce l'ho anche adesso, non so quanto si noti perché ne ho messo pochissimo. Ti piace? Ok, lo metto con un pennellino, come questo rotondo. Sorridi? Sono contenta che ti stia rilassando. Ho scelto tra l'altro questa particolare stanza del salone che è meno soggetta ai rumori esterni perché il salone è visto in una zona particolarmente trafficata, mentre in questa stanza, in questa sala in particolare, c'è un po' meno rumore. Ok. Allora, per le labbra ti faccio vedere qualche opzione. Allora, se vuoi andare più sul naturale, ti consiglio questo, che è un po' come un burro labbra luminoso ed ha questo colore marroncino un po' shimmer, un po' luminoso, che secondo me è davvero molto carino ed è molto discreto. Se invece fai qualcosa di un po' più pazzo, cioè il rossetto che ho io, che è questo che tra l'altro è arrivato da pochissimo in negozio. Sì, noi vendiamo anche. C'è la profumeria attaccata al salone, non so se hai notato. E questo è il rossetto. Ed è davvero bellissimo. Penso che tu lo possa aver intuito da sola. È molto molto bello questo qua. Oppure un'ultima opzione che ti propongo è un... Anche questo è un prodotto nuovo. È una tinta, questa qui, liquida, che poi si asciuga e rimane opaca, mentre questo rosetto rimane un po' lucido. E è di questo color lampone bellissimo. Quale ti ispira di più? Questo che ho io. Ok, allora lo prendo. Così siamo anche abbinate. Ok. Ok, fai così. Non so mai come dare un nome a questa mossa, però mi serve per sfumare un po'. Hai delle labbra molto belle, quindi voglio disegnarle con precisione. Ok, magnifico, sei bellissima, davvero. Ok, abbiamo finito. Ti piace? Se vuoi vederti, trovi uno specchio appena esci. Ok. È stato davvero un piacere truccarti. Spero di vederti presto. Ciao. Diverti.